Berlino. Ha rinunciato a tutto per fare il cortigiano e la sua ambizione, come quella di tutti i cortigiani, era solo quella di essere il favorito del sultano di turno. Quando ha visto decadere il potere di Berlusconi, ha cercato di collocarsi presso il nuovo sovrano. Io lo dico sempre, in tutte le occasioni, è almeno dal 2009 che Verdini lavora attivamente per Renzi. La costituzione di questo gruppo significa per lei che l'avventura politica di Berlusconi è in esaurimento, sta finendo, non ha più la forza propulsiva di una volta? È uno strappo, e come tutti gli strappi addolora, fa male, ma gli strappi avvengono quando non c'è più identità di vedute, questo è il concetto, molto semplice. Denis Verdini lascia Berlusconi per blindare le ambizioni costituenti di Matteo Renzi. I voti di ala indeboliscono la minoranza PD nella trattativa sulle riforme e così rafforzano Renzi anche all'interno del suo partito. Ma lei non pensa che in fondo a Renzi sta facendo un danno d'immagine? La sua fantasia è straordinaria. No, lei continua a dire. Il 25 febbraio 2016 quelli di Verdini votano la fiducia sulle unioni civili. Verdini, sì, Verducci! Inutili le proteste interne al PD. A Renzi va bene così. E in Parlamento nasce una nuova maggioranza. Ma Renzi e Verdini non si sono incontrati sui banchi del Senato. Tutto inizia a Firenze, quando Matteo, giovanissimo presidente della provincia, si candida a diventare sindaco. Tutto comincia con le elezioni amministrative di Firenze, quando noi sostenevamo il nostro candidato, che era l'ex calciatore Galli, e lì ci rendiamo conto che invece qualcosa non torna, perché noi cominciamo a capire che Verdini lavora per Renzi. Cosa si intende? Si intende che tutta una serie di risorse in termini anche di relazioni, di rapporti, vengono messe al servizio di Renzi. Noi dovevamo correre per il nostro candidato e Verdini lavorava, glielo ripeto, lavorava per Renzi. A me il dispiacere più grande, al di là di tutto quel grande bagaglio culturale che mi ha portato quei 4 mesi di campagna elettorale, il dispiacere più grande è che il giorno 22 di giugno, mi sembra fosse, il ballottaggio, io dal 23 non ho più sentito nessuno. Verdini non ha più sentito? Mai. Non è che mi sia perso niente, ma comunque non l'ho più sentito. Mai. Chiamate al telefono, cercato, niente. Eppure, a scegliere Giovanni Galli era stato proprio Verdini. Candidatura che si è formalizzata a casa di Denis Verdini. Sì, lui fece la proposta. Mm. Il sigillo arrivò direttamente da Milano, certo. Da Arcore. Al primo turno la lista di Galli raccoglie un risultato che supera le aspettative. Si va al ballottaggio, ma se l'ex portiere della nazionale ingrana la quinta, il partito coordinato da Verdini non fa altrettanto. Cosa mancò in quelle 2 settimane che portavano al ballottaggio? Credo che si possa dare una lettura nella paura di vincere o dell'interesse di non vincere, perché magari stando all'opposizione è molto più facile, no? Poter lavorare insieme a chi comanda. Renzi è in debito con Verdini? Il tempo dal 2009 ad oggi ha detto questo. Si parla, si dice che ad esempio le elezioni, non le elezioni del 2009, ma le primarie che permisero a Renzi di sbaragliare tutta la concorrenza del centro-sinistra,
lì sia stato sostenuto fortemente da, da Verdini. Questo è quello che si dice, che lui stesso qualche volta ha anche ammesso. Dice proprio: se io dovessi andare a sostenere qualcuno nel centro-sinistra in queste primarie, andrei a sostenere Renzi. Tanto vale che tu dica ai tuoi: andate a votare per Renzi. No? Non è che ci voglia tanta intelligenza per capire questo. Chiarissimo. No? Guarda che Verdini era presente alla festa di Matteo Renzi quando fu eletto presidente della provincia, che erano 5 anni prima. Lei è in debito con Dennis Verdini? Assolutamente no. Vorrebbe mai esserlo? No. Quando poi lei è entrato a Palazzo Vecchio, quale opposizione ha visto fare dal centrodestra? L'opposizione di facciata. Cioè, ma per loro potevate scaldare la sedia voi? Sì. Dovevamo scaldare la sedia. Se non c'è un supporto alcuno, se non c'è un collegamento alcuno col partito, se non c'è niente... Come fai a fare opposizione? Cosa fai? Io l'ho chiesto anche perché non la facevano, mi hanno detto che avevano l'ordine di non rompere le scatole a Matteo Renzi. Vero o non vero? A me mi hanno detto questo i consiglieri comunali. Cioè, i consiglieri comunali venivano censurati in qualche modo? Sì, non bisognava disturbare Matteo Renzi. Per stringere ulteriormente con Renzi, Verdini ha aspettato che Renzi vincesse le primarie, magari favorendolo nella conquista del PD. Perché sta sempre pensando a Verdini come un cortigiano che punta a fare il favorito del sovrano, il suo timore era quello di un Renzi che entrasse nel centrodestra. Una volta che Matteo Renzi iscrive il proprio destino politico nella storia del PD, allora per Verdini va bene, anzi, è la quadratura del cerchio. E allora lui diventa il più grande sponsor di Matteo Renzi, fino a sostenere in riunioni di Forza Italia che Renzi era qua in Toscana, che Renzi era l'unico successore erede di Berlusconi e che bisognava appunto sostenerlo. Cioè, cose incredibili. Paolo Amato è stato amico di Verdini per anni. Si conoscono dai tempi della militanza nel Partito Repubblicano di Spadolini. Secondo l'ex senatore del PDL, Verdini non è il tipo che si muove senza le dovute garanzie. Esiste un patto tra Renzi e Verdini? Come? Esiste un patto, sicuramente. Ma sicuramente. Verdini è uno che nasce nel mondo degli affari, dove il contratto è importante. Durare nel tempo mantenendo l'immunità è una cosa importante, insomma, per la sua vicenda. Dennis Verdini è stato rinviato a giudizio 5 volte. È accusato di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita e truffa ai danni dello Stato nella vicenda del credito cooperativo fiorentino, di finanziamento illecito ai partiti derivante da una compravendita immobiliare, di corruzione per lo scandalo della loggia P3 e di concorso in corruzione negli appalti per la scuola Marescialli di Firenze. L'ultimo rinvio a giudizio, quello per bancarotta fraudolenta legata al fallimento di una ditta, lo raggiunge mentre è a pranzo con Berlusconi per comunicargli la decisione di lasciare Forza Italia. Le accuse, ancora una volta, riguardano gli anni in cui era presidente del credito cooperativo fiorentino di Campi Bisenzio, il paese alle porte di Firenze dove Verdini è cresciuto, dove nascono i suoi affari e dove non osa più mettere piede. Viene a scorta a comprare le salsicce da Gigi. Questo fa salsicce, fa prosciutti, roba buona, capito? E allora manda la scorta. Ma qui non da si quando vede è più. Successo il coso, mai più visto. Ha messo nei guai tutti i ideali. Gli fece un paio di riunioni prima e gli disse ci pensava lui e poi non ci ho pensato nulla. Quando sono arrivati i guai grossi, ognuno per assedio per tutti. Lui ha pensato per, grazie, ha pensato per sé e basta. Questo ce l'ha a morte con noi.
Giampiero conosce bene Verdini, lo ha sempre sostenuto in politica e sono amici da quando erano ragazzi. Eccolo il mio nonno, è stato dal 22 al 34, dal 50 al 58. Questi sono tutti i presidenti del credito cooperativo in cent'anni. In cent'anni, eccolo, dal 1909, il primo. E l'ultimo? L'ultimo è Dennis. E l'ultimo è Dennis, eccolo. Purtroppo l'ultimo. Non si è fatto più vivo, insomma. No, con nessuno. Che uomo è Dennis Verdini? È una rivista. È una rivista. Che, perché gli è andato? Ah, non era così da giovane? No, è legato. Cos'è a mia amicizia. L'ha cambiato? Forse il potere. Il potere, forse. Ti voglio ancora bene, anche se ha tradito un po' tutti, se, diciamo. Guarda che ha fatto con la banca. La banchina, la chiamavano i campigiani, nata nel 1909 come cassa rurale e artigiana, è fallita nel 2012 quando viene rilevata per due soldi da Chianti Banca dopo i fasti dell'era Verdini. Le assemblee venivano fatte con i clown, ma con i clown veri, non con quelli. Venivano affittate delle mega ville nel Chianti, dove nel giardino della villa tutte le signore venivano vestite come per andare a un matrimonio, e lì c'era il clown che faceva i giochi rocamboleschi, c'era il gelataio che carrettino e dava, era una festa. Perché? Perché probabilmente perché con questo metodo prendeva voti. Questa è la festa. Tutta gente è un album di matrimonio. E tutta questo. Gente magna, insomma, no? che c'entra l'assemblea di una banca, il bilancio di una banca. Ma paginate e paginate, di gente felice. Perché poi la gente si rivedeva. Guarda, ci sono anch'io, ho potuto toccare Verdini. Questi sono tendoni pieni di gente e magna, insomma. Chi è che pubblicava sta cosa? La banca. Tutte foto sue. Questo giornaletto pagato da me serviva a fare queste paginate vere, no? Con la banca lui si faceva bravo. Qui cantano Fiorello. Qual era la sua sensazione? La sensazione era che la banca venisse usata semplicemente non nell'interesse dei soci. I soci erano un parco buoi, i dividendi per i soci erano qualcosa intorno a 30.000 euro e i regali che faceva la banca sul territorio erano 50.000 euro. C'era anche una contraddizione. Io quello che volevo dire all'assemblea lo stampavo in 500 copie e a tutti li volantinavo. Cosa le mandarono a dire? Di stare tranquillo. Prima mi domandavano come va la famiglia, poi mi domandavano come va il lavoro e poi mi dicevano non fa troppo casino. Il casino, invece, lo fa nel 2010 la Banca d'Italia, che trova gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative. Due anni dopo, la banca finisce in liquidazione. Secondo i magistrati, l'istituto concedeva crediti milionari senza adeguate garanzie a persone vicine a Verdini, che provvedeva anche in favore di se stesso e della moglie. Secondo la magistratura, i membri del CDA deliberavano quali meri esecutori delle determinazioni del Verdini. Tutto chiaro, ma qualcosa di buono l'avrà fatta. La Campi Bisenzio da bene l'ha fatta lui per 15 anni. Poi ci ha fatto avere per la quarta volta un sindaco comunista. Un altro sindaco di sinistra merito del coordinatore di Forza Italia. Quella che ci raccontano è una storia di provincia, ma per capire chi è davvero l'alleato più prezioso di Renzi, assicurano i campigiani, non serve altro. A inizio nel 2007, quando a Campi scoppia uno scandalo. Alcuni tecnici del comune, d'accordo con imprenditori e costruttori locali, avrebbero manipolato le gare pubbliche e alterato il regolamento urbanistico di Campi Bisenzio. Arresti, c'era addirittura tutta l'attività edilizia bloccata, occupazione del consiglio comunale da parte degli imprenditori. Era un disastro. Un disastro che travolge la giunta di centrosinistra e porta il comune ad elezioni anticipate. Un'occasione irripetibile per il centrodestra campigiano, che decide di puntare su un commerciante, Franco Galli. In città lo conoscono tutti, anche perché è vicepresidente del credito cooperativo guidato da Dennis Verdini. Eccolo qui, Franco Galli. Franco Galli. Era accappoggiato dagli allora consiglieri della minoranza che non facevano parte di Forza Italia. Io ci ho parlato, dice, eravamo d'accordo. Insomma, la candidatura del Galli Franco sembra già cosa fatta. Poi le cose cambiano. Una riunione in banca quel giorno.
il giorno dopo sul giornale parla che Gallifranco si ritirava per motivi familiari. Ah, da un momento all'altro? Sì. Verdina Campi fece candidare un signore di Firenze, un certo Lenzi. Mai visto e conosciuto. Mai visto e conosciuto. Per volere ovviamente di Verdini, perché il coordinatore... Verdini, scusa. Tuttora non conosce nessuno, perché venne qua tre volte a fare due passeggiate in centro e poi perse le elezioni, più visto, più, e neanche prima. Chiaramente per perdere. Che non conosceva nessuno, chiaramente per perdere. Non c'è altra spiegazione, no? Questo è quello che tutti pensano. Vi siete convinti che Verdini voleva perdere? Bravo. Voleva sempre che il comune fosse amministrato la cosa. Ah, voleva preferire. Coso è Adriano Chini, il candidato del centro-sinistra, già sindaco di Campi negli anni in cui nasceva il regolamento urbanistico travolto dall'inchiesta. Queste sono immagini del 2008. La campagna elettorale si chiude con una elegante stretta di mano tra Chini e Massimo Lenzi, il candidato scelto da Verdini dopo il ritiro di Franco Galli. Non dico che siete nostri. Alessandro Tesi quei momenti li ricorda bene, perché nella campagna elettorale del 2008 era candidato nel PDL per Alleanza Nazionale. Franco Galli alla fine gli è stato detto di non candidarsi, Denis Verdini gli ha detto non ti candidare, punto. E Franco ha fatto una telefonata fasulla a Adriano Chini, il quale diceva, sai, preferisco non candidarmi, tanto credo che tu sia più capace di me nel gestire queste cose. E non ha dubbi, la decisione di Verdini aveva a che fare con gli interessi della sua banca. La banca era esposta e legata nel settore dell'edilizia a una serie di imprenditori campigiani e per una serie di partite di edificazione sul territorio di Campi che in quel momento erano in stand-by. Insomma, guai seri per chi aveva investito nell'edilizia. A tutte le assemblee ci veniva il presidente proprio, ma più volte, non una volta sola, si vantava, cioè noi siamo furbi, si investe tutto nell'edilizia. La cosa non è che ma che presidente è questo? Quando a Campi scoppia la Paltopoli bisogna mettere l'edificabilità e il valore dei terreni al riparo dalla probabile revisione del regolamento urbanistico. E siccome quel regolamento l'ha partorito il centro-sinistra, la continuità del potere preesistente dava stabilità ai progetti che erano già stati concordati prima, quindi laddove si era concordato di edificare e i modi in cui si era concordato di edificare, se venivano mantenuti in essere anche dopo le elezioni, questo consentiva alla banca di non doversi trovare di fronte a imprenditori che dall'oggi al domani vedevano dimezzarsi i valori dei propri terreni perché nel frattempo si decideva che su quei terreni non si poteva più edificare. Adriano Chini infatti questo non lo fa e quindi garantisce comunque alla banca di poter affrontare meglio una serie di sofferenze, di difficoltà che avevano gli imprenditori che la banca aveva finanziato. Gli ispettori della Banca d'Italia stimeranno in 60 milioni di euro il conflitto di interessi maturato dal presidente Denis Verdini, mentre la Procura di Firenze valuterà in 100 milioni il giro d'affari dell'associazione a delinquere che attraverso i soldi della banca avrebbe finanziato i partner dello stesso Verdini, come il costruttore Riccardo Fusi. Negli stessi anni Verdini raggiunge le vette del potere politico, lasciando con l'amaro in bocca i soci della banchina, alleati ed elettori del centrodestra e anche i vecchi amici. Matteo Renzi è in debito con Denis Verdini? Sì, gli deve molto. Senza Verdini che condizionava Berlusconi e Forza Italia lui non sarebbe dov'è. Quanto a Verdini, io credo che sia stato un gesto di coerenza votare le riforme. Verdini,